Carlo Verdone, bentornato su Spettacolo Mania. Come stai? Pronto per questa serata Globo d'Oro 2022? Sono pronto, anche se sono felice innanzitutto molto, però ho lasciato una troupe con 70 persone, adesso prendo il premio e mi tocca tornare a girare fino a stanotte. Eh sì, perché sono iniziate le riprese della seconda stagione di Vita da Carlo con Paramount Plus, però parliamo di questo premio alla carriera dalla stampa estera. Come hai appreso la notizia? Come sei rimasto? Mi hanno telefonato diversi mesi fa e mi hanno detto che me l'avrebbero assegnato. Io l'ho ringraziato molto, ho detto che era un grosso privilegio avere l'attenzione della stampa estera. Vuol dire qualche risata, qualche messaggio, qualche osservazione che sono riuscito a dare al pubblico, è arrivata anche a un pubblico non italiano, quindi è una soddisfazione veramente enorme, grande. Quindi non volevo mancare a questo premio. Dicevo prima appunto che ogni volta che ci vediamo devo farti i complimenti, te li avevo fatti per il Davide, ora te li faccio per il Globo d'Oro. Grazie. Ma alla fine i premi poi alla fine non è vero che non servono a niente. Io ne ho tanti, però dei premi particolari sono delle belle lodi, e le lodi fanno bene alla creatività, perché ti aiutano in qualche modo ad avere più responsabilità per quello che devi fare dopo. Dici, non posso deluderli dopo quello che mi hanno, e allora ce la metti tutta e cerchi di fare sempre meglio. Ecco, a proposito di dopo, ma un altro film ce lo regali? Beh, io spero proprio di sì, adesso fatemi finire questa seconda stagione della Vita di Carlo e poi penseremo anche al film, per forza. Sono nato col cinema, finirò col cinema. Grazie, buonasera. Grazie a voi.